L'assistenza della sanità pubblica ai bambini autistici è quantitativamente inadeguata rispetto al numero dei casi presenti sul territorio di Messina. Le strutture della cittadella sanitaria, l'ex Mandalari di Giostra, lasciano circa 30 bambini in lista d'attesa. La necessità di dare risposte più efficaci nella quotidianità, al di là dell'efficienza della ricerca sulla malattia, è stata più volte evidenziata dai genitori dei bambini autistici come Marco Bonanno. E chi non ha i soldi posso dire chiaramente che non cura i bambini. Non si può dare 90.000 euro a una struttura pubblica per curare i bambini autistici. Qua ci vogliono centinaia di migliaia di euro. Come rispondono le istituzioni sanitarie regionali e nazionali? Sull'argomento abbiamo registrato gli impegni del sottosegretario alla salute Davide Faraone e del neo assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. Io devo dire che come interventi del governo nazionale abbiamo fatto importantissime riforme. Abbiamo fatto la legge sull'autismo, abbiamo aggiornato i LEA. L'autismo non stava dentro i livelli essenziali di assistenza, quindi vuol dire che i terapisti, i genitori se li pagavano da sé. La legge sull'autismo è previsto che l'autismo sta lì dentro, anche la sindrome di Down era considerata una malattia rara, quindi pensate e disciplinate in quel modo. Abbiamo in ambito nazionale disciplinato un settore che era totalmente non considerato, ora si tratta anche però nelle regioni, perché ricordo che in ambito sanitario le regioni hanno autonomia, che le regioni coerentemente si muovano lungo l'indirizzo del governo nazionale tracciato, per cui noi staremo attenti e monitoreremo affinché anche in Sicilia si operi al meglio. Ora si tratta che ogni singola ASP in Sicilia, e quindi l'appello al governo regionale che ci si mobiliti affinché tutte le singole ASP utilizzino al meglio la legge che abbiamo messo a disposizione. Ancora non siamo a 3 mesi dall'insediamento del governo, ma io ho sentito il dovere di incontrare il garante della disabilità e anche i rappresentanti delle associazioni dei malati di autismo. Stiamo lavorando ad una direttiva assessoriale perché non tutte le ASP provinciali si stanno muovendo nella stessa direzione con l'investimento dei fondi dello 0,1% del bilancio destinati proprio ai malati di autismo. Nelle prossime settimane daremo un'indicazione, c'è chi fa meglio e chi fa peggio, il mio compito è quello di fare in modo che la sanità regionale assicuri a tutti gli stessi livelli di assistenza.